Libro del profeta Amos, capitolo primo. Parole di Amos, uno dei pastori di Decoa, rivelategli in visione intorno ad Israele ai giorni di Uzia, re di Giuda, e ai giorni di Geroboamo, figliuolo di Joas, re di Israele, 2 anni prima del terremoto. Egli disse: «L'Eterno rugge da Sion e fa risuonare la sua voce da Gerusalemme. I pascoli dei pastori fanno cordoglio e la vetta del Carmelo è inaridita. Così parla l'Eterno. Per 3 misfatti di Damasco, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza, perché hanno tritato Galaad con le trebbie di ferro, io manderò nella casa di Azahel un fuoco che divorerà i palazzi di Benadad, e romperò le sbarre di Damasco, sterminerò da Bikat Aven ogni abitante e da Bet Eden colui che tiene lo scettro, e il popolo di Siria andrà in cattività a Kir, dice l'Eterno. Così parla l'Eterno, per 3 misfatti di Gaza, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza perché hanno menato in cattività intere popolazioni per darle in mano ad Edom. Io manderò dentro le mura di Gaza un fuoco che ne divorerà i palazzi, e sterminerò da Asdod ogni abitante e da Ascalon colui che tiene lo scettro. Volgerò la mia mano contro Ecron e il resto dei Filistei perirà, dice il Signore l'Eterno. Così parla l'Eterno. Per 3 misfatti di Tiro, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza, perché è andato in mano ad Edom intere popolazioni, da loro menate in cattività, e non si sono ricordati del patto fraterno. Io manderò dentro alle mura di Tiro un fuoco che ne divorerà i palazzi. Così parla l'Eterno. Per 3 misfatti d'Edom, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza, perché ha inseguito il suo fratello con la spada, soffocando ogni compassione, e perché la sua ira dilania sempre, ed egli serba la sua collera in perpetuo. Io manderò in Teman un fuoco che divorerà i palazzi di Bosra. Così parla l'Eterno. Per 3 misfatti dei figliuoli di Amon, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza, perché hanno sventrato le donne incinte di Galaad per allargare i loro confini. Io accenderò dentro le mura di Rabba un fuoco che ne divorerà i palazzi, in mezzo ai clamori d'un giorno di battaglia, in mezzo alla burrasca, in un giorno di tempesta, e il loro re andrà in cattività, egli insieme coi suoi capi, dice l'Eterno. Amos, capitolo secondo. Così parla l'Eterno, per 3 misfatti di Moab, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza, perché ha bruciato, calcinato le ossa del re d'Edom. Io manderò in Moab un fuoco che divorerà i palazzi di Keriot, e Moab perirà in mezzo al tumulto, ai gridi di guerra e al suon delle trombe, e sterminerò di mezzo ad esso il giudice, e ucciderò tutti i suoi capi con lui, dice l'Eterno. Così parla l'Eterno, per 3 misfatti di Giuda, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza, perché hanno sprezzato la legge dell'Eterno e non hanno osservato i suoi statuti, e perché si sono lasciati sviare dai loro falsi dei, dietro ai quali già i padri loro erano andati. Io manderò in Giuda un fuoco che divorerà i palazzi di Gerusalemme. Così parla l'Eterno, per 3 misfatti di Israele, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza, perché vendono il giusto per danare e il povero se deve loro un paio di sandali, perché bramano veder la polvere della terra sul capo dei miseri e violano il diritto degli umili, e figlio e padre vanno dalla stessa femmina per profanare il nome mio santo. Si stendono presso ogni altare su vesti ricevute in pegno, e nella casa dei loro dei bevano il vino di quelli che han colpito d'ammenda. Eppure io distrussi dinanzi a loro l'Amoreo, la cui altezza era come l'altezza dei cedri e che era forte come le querce, e io distrussi il frutto in alto e le sue radici in basso. Eppure io vi trassi fuori dal paese d'Egitto e vi condussi per 40 anni nel deserto per farvi possedere il paese dell'Amoreo. E suscitai fra i vostri figliuoli dei profeti e fra i vostri giovani dei Nazarei. Non è egli così, o figliuoli di Israele, dice l'Eterno? Ma voi avete dato a bere del vino ai Nazirei e avete ordinato ai profeti di non profetare. Ecco, io farò scricchiolare il suolo sotto di voi come lo fa scricchiolare un carro pieno di covoni. All'agile mancherà modo di darsi alla fuga, al forte non gioverà la sua forza, e il valoroso non salverà la sua vita. Colui che maneggia l'arco non potrà resistere, chi ha il piè veloce non potrà scampare, e il cavaliere sul suo cavallo non salverà la sua vita. Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno, dice l'Eterno. Amos, capitolo 3. Ascoltate questa parola che l'Eterno pronunzia contro di voi, o figliuoli di Israele, contro tutta la famiglia che io trassi fuori dal paese d'Egitto. Voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra, perciò io vi punirò per tutte le vostre iniquità. 2 uomini, camminano essi assieme se prima non si sono concertati? Il leone rugge egli nella foresta se non ha una preda? Il leoncello fa egli udire la sua voce dalla sua tana, se non ha preso nulla? L'uccello cade egli nella rete in terra, se non gli è tesa un'insidia? La tagliuola scatta essa dal suolo, se non ha preso qualche cosa? E la tromba? Suona essa in una città senza che il popolo tremi? Una sciagura piomba là sopra di una città senza che l'Eterno ne sia l'autore? Poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi i profeti. Il leone rugge, chi non temerà? Il Signore l'Eterno parla, e chi non profeterà? Proclamate questo sui palazzi d'Asdod e sui palazzi del paese d'Egitto, e dite: adunatevi sui monti di Samaria e vedete che grandi disordini esistono in mezzo ad essa e quali oppressioni han luogo nel suo seno. Essi non sanno fare ciò che è retto, dice l'Eterno, accumulano nei loro palazzi i frutti della violenza e della rapina. Perciò così parla il Signore l'Eterno: ecco il nemico tutt'attorno al paese, egli abbatterà la tua forza e i tuoi palazzi saranno saccheggiati. Così parla l'Eterno: come il pastore strappa dalla gola del leone 2 gambe e un pezzo d'orecchio, così scamperanno i figlioli di Israele che in Samaria stanno ora seduti sull'angolo d'un divano o sui damaschi d'un letto. Ascoltate questo e attestatelo alla casa di Giacobbe, dice il Signore, l'Eterno, l'Iddio degli eserciti. Il giorno che io punirò Israele delle sue trasgressioni, punirò anche gli altari di Betel, e i corni dell'altare saranno spezzati e cadranno al suolo, e abbatterò le case d'inverno e le case d'estate, e le case d'avorio saranno distrutte, e le grandi case spariranno, dice l'Eterno. Amos, capitolo 4. Ascoltate questa parola, vacche di Basan, che state sul monte di Samaria, voi che opprimete gli umili, che maltrattate i poveri e che dite ai vostri signori: portate qua che beviamo. Il Signore l'Eterno l'ha giurato per la sua santità. Ecco, verranno per voi dei giorni in cui sarete tratte fuori con degli uncini, e i vostri figliuoli con gli ami da pesca. Voi uscirete per le brecce, ognuna dritto davanti a sé, e abbandonerete i vostri palazzi. Andate a Betel e peccate, a Gilgal e peccate anche di più. Recate ogni mattina i vostri sacrifici e ogni 3 giorni le vostre decime. Fate fumare sacrifici d'azione di grazia con lievito. Bandite delle offerte volontarie, proclamatele, poiché così amate di fare, o figliuoli di Israele, dice il Signore l'Eterno. Ed io Dal canto mio v'ho lasciati a denti asciutti in tutte le vostre città, v'ho fatto mancare il pane in tutte le vostre dimore, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. E v'ho pure rifiutato la pioggia quando mancavano ancora 3 mesi alla mietitura. Ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sopra un'altra città. Una parte di campo ha ricevuto la pioggia e la parte su cui non ha piovuto è seccata. 2, 3 città vagavano verso un'altra città per bevere dell'acqua e non potevano dissetarsi. Ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Io vi ho colpito di ruggine e di carbonchio, le locuste hanno divorato i vostri numerosi giardini, le vostre vigne, i vostri fichi, i vostri uliveti, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Io ho mandato fra voi la peste come in Egitto, ho ucciso i vostri giovani per la spada, ho catturato i vostri cavalli, v'ho fatto salire al naso il puzzo dei vostri accampamenti, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Io vi ho sovvertiti come quando Dio sovvertì Sodoma e Gomorra, e voi siete stati come un tizzone strappato dal fuoco, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Perciò io ti farò come ho detto, o Israele, e poiché io farò questo contro di te, preparati, o Israele, a incontrare il tuo Dio. Poiché eccolo colui che forma monti e crea il vento e fa conoscere all'uomo qual è il suo pensiero, colui che muta l'aurora in tenebre e cammina sugli alti luoghi della terra. Il suo nome è l'Eterno, l'Iddio degli eserciti. Amos, capitolo 5. Ascoltate questa parola, questo lamento che io pronunzio su voi, o casa di Israele. La Vergine di Israele è caduta e non risorgerà più. Giace distesa sul suo suolo e non v'è chi la rialzi, poiché così parla il Signore l'Eterno. Alle cinta che mettevano in campagna 1000 uomini non ne resteranno che 100. Alle città che ne mettevano in campagna 100 non ne resteranno che 10 per la casa di Israele. Poiché così parla l'Eterno alla casa di Israele: cercatemi e vivrete. Non cercate Betel, non andate a Gilgal, non vi recate fino a Beersheba, poiché Gilgal cadrà di sicuro in cattività e Betel sarà ridotto a niente. Cercate l'Eterno e vivrete, per tema che egli non s'avventi come un fuoco sulla casa di Giuseppe e la divori senza che in Betel ci sia chi spenga. O voi che mutate il diritto in assenzio e gettate a terra la giustizia. Egli ha fatto le Pleiadi e Orione, muta l'ombra di morte in aurora e fa del giorno una notte oscura. Chiama le acque del mare e le riversa sulla faccia della terra. Il suo nome è l'Eterno. Egli fa sorgere d'improvviso la rovina sui potenti, sì che la rovina piomba sulle fortezze. Essi odiano colui che li riprende alla porta e hanno in orrore chi parla con integrità. Perciò, visto che calpestate il povero ed esigete da lui donativi di frumento, voi fabbricate case di pietre da taglio, ma non le abiterete. Pianterete vigne deliziose, ma non ne berrete il vino, poiché io conosco come son numerose le vostre trasgressioni, come son gravi i vostri peccati. Voi sopprimete il giusto, accettate regali e fate torto ai poveri alla porta. Ecco perché i tempi come questi il savio si tace, perché i tempi sono malvagi. Cercate il bene e non il male onde viviate, e l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, sia con voi come dite. Odiate il male, amate il bene, e alle porte stabilite saldamente il diritto. Forse l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, avrà pietà del rimanente di Giuseppe. Perciò così dice l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, il Signore. In tutte le piazze si farà lamento, in tutte le strade si dirà: ahimè, ahimè. Si chiameranno gli agricoltori perché prendano il lutto e si ordineranno lamentazioni a quelli che le sanno fare. In tutte le vigne si farà lamento perché io passerò in mezzo a te, dice l'Eterno. Guai a voi che desiderate il giorno dell'Eterno. Che v'aspettate voi dal giorno dell'Eterno? Sarà un giorno di tenebre e non di luce. Sarà di voi come d'un uomo che fugge davanti a un leone e lo incontra un orso, come d'uno che entra in casa, appoggia la mano alla parete e un serpente lo morde. Il giorno dell'Eterno non è esso forse tenebre e non luce, oscurismo senza splendore? Io odio, disprezzo le vostre feste, non prendo piacere nelle vostre solenne radunanze. Se m'offriste i vostri olocausti e le vostre oblazioni, io non li gradisco. Io non fo conto delle bestie grasse che m'offrite in sacrifici di azioni di grazie. Lungi da me il rumore dei tuoi canti, ch'io non oda più la musica dei tuoi salteri. Ma corra il diritto come l'acqua e la giustizia come un rivo perenne. O casa di Israele! Mi presentaste voi sacrifici e oblazioni nel deserto durante 40 anni? Orbene, voi vi toglierete in spalla il baldocchino del vostro re e il piedistallo delle vostre immagini, la stella dei vostri dei che voi vi siete fatti. Ed io vi farò andare in cattività al di là di Damasco, dice l'Eterno, che ha nome l'Iddio degli eserciti. Amos, capitolo 6. Guai a quelli che vivono tranquilli in Sion e fiduciosi sul monte di Samaria, ai notabili della prima fra le nazioni dietro ai quali va la casa di Israele. Passate a Calne e guardate, e di là andate fino a Amat la grande, poi scendete a Gat dei Filistei. Quelle città stanno esse meglio di questi regni? O il loro territorio è esso più vasto del vostro? Voi volete allontanare il giorno malvagio e fate avvicinare il regno della violenza. Giacciono sui letti d'avorio, si sdraiano sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli tratti dalla stalla, vaneggiano al suono del saltero, si inventano strumenti musicali come Davide e bevano il vino in larghe coppe e sungono con gli oli più squisiti, ma non s'addolorano per la rovina di Giuseppe, perciò se ne andranno in cattività alla testa dei deportati e cesseranno i clamori di questi banchettanti. Il Signore l'Eterno l'ha giurato per se stesso, dice l'Eterno, l'Iddio degli eserciti. Io detesto la magnificenza di Giacobbe, odio i suoi palazzi e darò in mano del nemico le città con tutto quel che contiene. E avverrà che se resteranno 10 uomini in una casa, morranno. Un parente verrà con lui che brucia i corpi a prendere il morto e a portarne via di casa le ossa e dirà a colui che è in fondo alla casa: ce n'è altri con te? L'altro risponderà no, e il primo dirà: zitto, non è il momento di menzionare il nome dell'Eterno, poiché ecco, l'Eterno comanda e fa cadere a pezzi la casa grande e riduce la piccola in frantumi. I cavalli corrono essi sulle rocce, vi si ara egli con bovi, che voi mutiate il diritto in veleno e il frutto della giustizia in assenzio? Voi che vi rallegrate di cose da nulla, voi che dite: non è egli con la nostra forza che abbiamo conquistato potenza? Poiché ecco, casa di Israele, dice l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, io faccio sorgere contro di voi una nazione che vi opprimerà dall'ingresso di Amat fino al torrente del deserto. Amos capitolo 7. Il Signore l'Eterno mi diede questa visione. Ecco, egli formava delle locuste al primo spuntare del guaime, era il guaime dopo la falciatura per il re. Quando esse ebbero finito di divorare l'erba della terra, io dissi: «O Signore Eterno, perdona, come potrebbe sussistere Giacobbe, piccolo come egli è?» E l'Eterno si pentì di questo. «Ciò non avverrà», disse l'Eterno. Il Signore l'Eterno mi diede questa visione. Ecco, il Signore l'Eterno proclamava di voler difendere la sua causa mediante il fuoco, e il fuoco divorò il grande abisso e stava per divorare l'eredità. Allora io dissi: «Signore Eterno, cessa, come potrebbe sussistere Giacobbe, piccolo come egli è?» L'Eterno si pentì di questo, neppure quello avverrà, disse il Signore l'Eterno. Egli mi diede questa visione. Ecco, il Signore stava sopra un muro tirato a piombo, aveva in mano un piombino. E l'Eterno mi disse, Amos, che vedi? E io risposi, un piombino. E il Signore disse, ecco io pongo il piombino in mezzo al mio popolo di Israele. Io non li userò più oltre tolleranza. Saranno devastati gli alti luoghi di Isacco, i santuari di Israele saranno distrutti, e io mi leverò con la spada contro la casa di Geroboamo. Allora Amazia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele, Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele, il paese non può sopportare tutte le sue parole. E Amos infatti ha detto, Geroboamo morirà di spada e Israele sarà menato in cattività lungi dal suo paese. E Amazia disse ad Amos, reggente, vattene fuori nel paese di Giuda, mangia colà il tuo pane e là profetizza, ma in Betel non profetar più, perché è un santuario del re, una residenza reale. E allora Amos rispose e disse, io non sono profeta né discepolo di profeta, ero un mandriano e coltivavo i sicomori. L'Eterno mi prese dietro al gregge e l'Eterno mi disse, va, profetizza al mio popolo di Israele. Or dunque ascolta la parola dell'Eterno. Tu dici, non profetare contro Israele, non predicare contro la casa di Isacco. Perciò così parla l'Eterno, la tua moglie si prostituirà nelle città, i tuoi figlioli e le tue figliuole cadranno per la spada, e il tuo paese sarà spartito con la cordicella, e tu stesso morrai su terra impura, e Israele sarà certamente menato in cattività, lungi dal suo paese. Amos capitolo 8. Il Signore l'Eterno mi diede questa visione. Ecco, era un paniere di frutti maturi. Egli mi disse, Amos, che vedi? Ed io risposi, un paniere di frutti maturi. E l'Eterno mi disse, matura è la fine del mio popolo di Israele. Io non gli userò più tolleranza. In quel giorno, dice il Signore l'Eterno, i canti del palazzo diventeranno degli urli, grande sarà il numero dei cadaveri, saranno gettati dappertutto in silenzio. Ascoltate questo, o voi che vorreste trangugiare il povero e distruggere gli umili del paese, voi che dite, quando finirà il novilunio perché possiamo vendere il grano? Quando finirà il sabato perché possiamo aprire i granai, scemando l'efa, aumentando il ciclo, falsificando le bilance per frodare, comprando il misero per denaro e il povero se deve un paio di sandali, e venderemo anche la vagliatura del grano. L'Eterno l'ha giurato per colui che dà la gloria a Giacobbe, mai dimenticherò alcuna delle vostre opere. Il paese non tremerà esso a motivo di questo? Ogni suo abitante non ne farà egli cordoglio? Il paese si solleverà tutto quanto come il fiume, ondeggerà e s'abbasserà come il fiume d'Egitto. E in quel giorno avverrà, dice il Signore l'Eterno, che io farò tramontare il sole a mezzodia e in pieno giorno farò venire le tenebre sulla terra. Muterò le vostre feste in lutto e i vostri canti in lamento. Coprirò di sacchi tutti i fianchi e ogni testa sarà rasa. Getterò il paese in lutto come per un figlio unico, e la sua fine sarà come un giorno d'amarezza. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore l'Eterno, che io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete d'udire le parole dell'Eterno. Allora, errando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola dell'Eterno e non la troveranno. In quel giorno le belle vergini e i giovani verranno meno per la sete. Quelli che giurano per il peccato di Samaria dicano, com'è vero che il tuo Dio vive, o Dan, e viva la via di Beersheba, cadranno e non risorgeranno mai più. Amos capitolo 9. Io vidi il Signore che stava in piedi sull'altare e disse, percuoti i capitelli e siano scrollati gli architravi. spezzali sul capo di tutti quanti, ed io ucciderò il resto con la spada. Nessun d'essi si salverà con la fuga, nessuno d'essi scamperà. Quand'anche penetrassero nel soggiorno dei morti, la mia mano li strapperà di là. Quand'anche salissero in cielo di là, io li traggo giù. Quand'anche si nascondessero in vetta al Carmelo, io li scoverò colà e li prenderò. Quand'anche s'occultassero al mio sguardo in fondo al mare, là comanderò al serpente di morderli, e quant'anche andassero in cattività davanti ai loro nemici, là comanderò alla spada di ucciderli. Io fisserò su di essi i miei occhi per il loro male, non per il loro bene. Il Signore, l'Iddio degli eserciti, è quelli che tocca la terra, ed essa si strugge, e tutti i suoi abitanti fanno cordoglio. Essa si solleva tutta quanta come il fiume e s'abbassa come il fiume d'Egitto. Egli è colui che costruisce nei cieli le sue stanze superiori e ha fondato la sua volta sulla terra. Egli chiama le acque del mare e le spande sulla faccia della terra. Il suo nome è l'Eterno. Non siete voi per me come i figlioli degli Etiopi o i figlioli di Israele, dice l'Eterno? Non trassi io Israele fuori dal paese d'Egitto e i Filistei da Caftor e i Siri da Kir? Ecco, gli occhi del Signore dell'Eterno stanno sul regno peccatore, e io lo distruggerò di sulla faccia della terra. Nondimeno io non distruggerò del tutto la casa di Giacobbe, dice l'Eterno, poiché ecco io darò l'ordine e scuoterò la casa di Israele fra tutte le nazioni, come si fa col vaglio, e non cadrà un granello in terra. Tutti i peccatori del mio popolo morranno per la spada, essi che dicono il male non giungerà fino a noi e non ci toccherà. In quel giorno io rialzerò la capanna di Davide che è caduta, ne riparerò le rotture, ne rileverò le rovine, la ricostruirò com'era ai giorni antichi, affinché possegga il resto d'Edom e tutte le nazioni sulle quali è invocato il mio nome, dice l'Eterno che farà questo. Ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, quando l'aratore raggiungerà il mietitore e il pigiatore dell'uva colui che sparge il seme, quando i monti stilleranno mosto e tutti i colli si struggeranno. Io trarrò dalla cattività il mio popolo di Israele, ed essi riedificheranno le città desolate e le abiteranno, pianteranno vigne e ne berranno il vino, faranno i giardini e ne mangeranno i frutti. Io li pianterò sul loro suolo e non saranno mai più svelti dal suono che io ho dato loro, dice l'Eterno, il tuo Dio.